sapete del bicarbonato? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un'altra puntata sulle paste modellabili. Ho scoperto una pasta modellabile bellissima, la pasta di bicarbonato, dalla texture fine fine e soprattutto una pasta modellabile che alla fine rimane pearlescente, con dei microcristalli di sale appunto che le danno una cangianza stupenda. Infatti io amo usare questa pasta in bianco quando devo fare dei soggetti totalmente bianchi, perché è una pasta che ha un candore eccezionale, ve ne accorgerete facendola, una texture stupenda, quindi adatta anche ai lavoretti più fini, e soprattutto questa pearlescenza che le dà un tono di preziosità insito nella pasta stessa. Siete curiosi? Volete sapere come si fa? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra pasta di bicarbonato. Ed ecco gli ingredienti per creare la nostra pasta di bicarbonato. E allora, innanzitutto 100 ml di acqua, 200 g di bicarbonato e 100 g di amido di mais o maizena. La trovate in tutti i supermercati al reparto dolciumi e preparati per dolci. In un tegame antiaderente mettete i 150 ml di acqua e poi, aiutandoci con un bilancino, i 200 g di bicarbonato e 100 g di amido di mais. Ok, ora poniamo tutto sul fuoco a fiamma media finché non si addenserà il tutto e cominciamo a mescolare il tutto. Cercando di eliminare tutti i grumi. Mescoliamo finché non diventerà della consistenza di un purè molto fitto. Perfetto. E scendetela dal fuoco. A questo punto fatela solamente raffreddare un pochino e poi sul piano da lavoro continueremo a lavorarla con le mani. L'abbiamo fatta raffreddare un pochino, non occorre moltissimo. Lasciamo il bicarbonato che si è scorporato dall'impasto nella pentola, quindi non lo uniamo all'impasto stesso, e senza scottarci, mi raccomando, impastiamo e lavoriamo la nostra pasta. Guardate che bella pasta bianca e morbida. Io spero possiate vedere la pearlescenza. Non credo, ma vi assicuro che è come se fosse ricoperta da dei microcristallini. In realtà è ricoperta da dei microcristallini, che sono quelle del bicarbonato, del sodio contenuto nel bicarbonato. Quindi provatela per tutti quei soggetti a cui volete dare un aspetto di baciato dalla rugiada, un aspetto di luminescente, fiorellini, animaletti molto delicati tipo colombine, farfalle, piuttosto che stelline, la luna, insomma tutti quei soggettini che hanno bisogno di quella marcia in più di delicatezza. È una pasta che si essicca all'aria, quindi non ha bisogno di trattamenti. L'unica cosa che, come vedete, se non lavorata bene può sgretolarsi un po', quindi riscaldatela sempre bene tra le mani prima di lavorarla, in caso bagnatevi leggermente le mani e reimpastate se vi risulta troppo secca una volta lasciata riposare. Questa, sempre meglio, come tutte le paste modellabili, lavorarla 24 ore dopo che la si è preparata, è da conservare comunque in luogo fresco e asciutto, avvolta nel cellofan, quindi ermeticamente chiusa. Ecco il mio panetto che andrò a conservare. È una pasta, anche se è completamente edibile, quindi non fa male alla salute qualora i bambini dovessero ingerirla, quindi possono giocarci anche i bambini, ma io la reputo una pasta molto adulta per dei lavoretti più da grandi, vista la texture che ha. Che bella questa pasta! Si conserva naturalmente in luogo fresco e asciutto, completamente incelofanata e tenuta ben stretta, e poi basta rimodellarla piano piano. Andatela sempre a visionare di tanto in tanto. Io non l'ho mai tenuta più di un mesetto, mi è sempre finita prima, quindi non so alla lunga come possa conservare. Un mese dura di certo.
Bene, sperimentate e fatemi sapere cosa ci farete con questa pasta e postatemi sulla pagina di Arte per Te i lavoretti che ne farete. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi sempre al canale, vi aspetto sempre su Arte per Te a braccia aperte, soprattutto sulla pagina Facebook di cui vi lascio il link qua sotto e su Instagram dove troverete le foto di tutte le cose che faremo insieme e che farò io durante il corso della mia vita. E allora, da Ombretta ed Arte per Te tutto, vi aspetto il prossimo video e arrivederci! Ciao!